Buongiorno a te Marina, buongiorno ai telespettatori di Rete 8. Si è fatta una sintesi perfetta. Dobbiamo ricordare intanto che in Italia sono tornati oggi sui banchi oltre 6 milioni di studenti, 2 milioni sono ancora in didattica a distanza, ma le problematiche d'altra parte restano anche nella nostra regione, perché gli studenti vogliono sì tornare a scuola in presenza ma in tutta sicurezza, e siamo proprio in Piazza Unione a Pescara, Andrea Berardinelli ed io, fuori dal Consiglio regionale, perché questa mattina, come anticipato tu, la Libera Associazione Studentesca ha proposto e ha promosso uno sciopero e un sit-in per chiedere una maggiore partecipazione degli studenti alle varie decisioni che vengono assunte. Tra l'altro, a sostegno della protesta anche Rifondazione Comunista e i Giovani Comunisti, che chiedono un tavolo da convocare da parte del prefetto, dei prefetti, con il coinvolgimento degli studenti. Vi hanno preso parte a questa manifestazione anche alcuni consiglieri, come i consiglieri regionali Paolucci e Blasioli, e poi una piccola delegazione dei manifestanti, sempre nel rispetto delle norme anti-Covid, è stata ricevuta su in regione. Ma per sapere cosa effettivamente chiedono gli studenti che vivono sulla propria pelle il mondo della scuola, noi abbiamo intervistato un rappresentante di un istituto di Pescara, nonché vicepresidente della Consulta di Pescara, quindi io direi, se tu vuoi, di agevolare l'intervista che abbiamo realizzato poco fa. Siamo con Federico Proterra, che è rappresentante dell'Istituto Galilei, vicepresidente della Consulta, tra l'altro, di Pescara. Oggi questa manifestazione qui sotto la sede del Consiglio regionale. Quali sono le vostre richieste? Allora, come l'11 gennaio avevamo già manifestato in questa piazza, noi chiediamo maggiore dialogo, perché oltre ai professori e ai presidi esiste anche una buona quota che sono gli studenti. Noi abbiamo una grande coscienza di quello che sta avvenendo, la pandemia è una situazione extraordinem e non ci sentiamo in sicurezza, vogliamo di nuovo gli screening, veri tavoli di confronto. Inizialmente a gennaio c'era stato dato a me, vicepresidente di Consulta, e ad altri delegati il tavolo alla prefettura e alla tua, ma come siamo ritornati dentro, ovviamente tutto si è chiuso e non ci hanno riconvocato ora la riapertura. Voi siete in sciopero, diciamo, nella giornata di oggi, sia per chi è in presenza che per chi è in DAD? Sì, infatti in molte scuole c'è grandissima adesione, parlo ovviamente della mia scuola, il Galilei, che tantissime persone hanno deciso di astenersi completamente dalla didattica a distanza e dalla presenza, e speriamo che i professori comprendano questa situazione e non facciano delle ritorsioni, ovviamente, perché siamo cittadini attivi e lo stiamo dimostrando. Immagino di no, forse anche loro, insomma, avranno sicuramente le loro problematiche. E cosa sperate di ottenere con questo incontro? Veramente maggior dialogo, un tavolo di confronto definitivo che non termini come si ritorni in didattica a distanza, anche se speriamo di no, perché significa che i contagi sono minori, perché la scuola è di tutti, non ha colore politico, e quindi dobbiamo tutti quanti collaborare ed aiutare ovviamente l'amministrazione regionale, che sicuramente si trova in difficoltà nel gestire una pandemia. Andiamo a Teramo adesso. Ah, scusa Antonella, dimenticavo di salutarti, perdonami. Hai altro da aggiungere? Non ti preoccupare Marina. Velocemente, soltanto il fatto che ci saranno altri presidi, ci hanno anticipato gli studenti, negli altri capoluoghi di provincia della nostra regione. A te la linea, un buon proseguimento.